Nico, agricoltura sostenibile, cosa dici? Quando si sente la parola sostenibile nel mondo dell'alimentare a me fa un po' ridere, perché cioè, per definizione non dovrebbe esistere la parola sostenibile, perché se non è sostenibile non può esistere. La sostenibilità è l'unica strada in agricoltura, perché se noi non perseguiremo, noi come mondo, non certo noi come italiani, con una grande attenzione, una pervicacia totale, la sostenibilità, il mondo scompare. Quindi bisogna che tutti gli operatori innanzitutto comprendano che il mondo dell'alimentare, esteso anche certamente a quello dell'agricoltura, è un mondo di estremamente delicato, al quale bisogna porre un'enorme attenzione, e bisogna che tutto il sistema volga e si spinga verso una maggiore sostenibilità, altrimenti molto semplicemente fra 30 anni il nostro modello non riuscirà a sfamare i 10 miliardi di persone. Ecco, bravo, l'altro giorno appunto ero a sentire un convegno, le prospettive sono quelle che tu dici, ma le prospettive a fine secolo sono abbondantemente superiori. Molto prima del fine secolo, esatto. Molto prima. Sì, molto prima del fine secolo, sono, vi dico, incredibili, non dico drammatiche, ma veramente incredibili, cioè entro veramente poche decine di anni la popolazione mondiale raddoppierà per un'incentivazione prevalentemente degli stati africani e sudamericani, ma soprattutto africani, cioè raddoppieremo, da 7 andremo a 14 miliardi, sì. Come si fa a sfamare sta gente? Sì, ma diventeremo, adesso 14 è un numero futuristico, diciamo 10 certi, però la cosa molto importante da sapere è che noi oggi per la popolazione che siamo, avremmo bisogno, stiamo sfruttando un pianeta e mezzo, ve lo dico in modo semplice, quando saremo 10 miliardi, quindi 3 miliardi in più di oggi, avremo bisogno non di due pianeti, di tre pianeti, quindi o ci inventiremo un modo di produrre il triplo della materia prima per il mondo alimentare, oppure non avremo fisicamente cibo per le persone. Ogni minuto il mondo perde, ogni minuto, 27 ettari di terreno coltivabile. Questo dovuto a problemi di carattere ambientale, per siccità, per eccesso di precipitazione, lo vediamo tutti i disastri di carattere ambientale che si leggono tutti i giorni, stanno avendo un impatto enorme. La desertificazione, cioè l'eccessivo calore, porta via una quantità di terre enormi e non ce ne sono di coltivabili negli emisferi nord o estremo sud sufficienti, bonificabili a sufficienza per poter garantire la produzione agricola per i prossimi 20 anni. Quindi i temi sono estremamente chiari, sono molto difficili da essere gestiti, il mondo oggi, il legislatore oggi, il mondo politico, essendo temi non cogenti e che non hanno problematiche che toccano gli individui, quantomeno nel mondo occidentale, giorno per giorno, sono restii a fare regole estremamente severe e molto probabilmente antipopolari. Per cui la politica tende a lasciare questi argomenti al di fuori delle agende, perché non è positivo per la prossima elezione, per ricevere consenso, eccetera.